Teramo molto attivo sul mercato, poche ore fa l'ufficializzazione del nuovo difensore centrale Andrea Cristini, ex Cuneo, ma già con un bagaglio di esperienza importante in Lega Pro, con le maglie di Pavia e Mantova, 190 cm di altezza e 2 anni di contratto per il 25enne piemontese che con Piacentini, Speranza e Soprano, almeno nelle intenzioni, dovrebbe chiudere la batteria in mezzo alla retroguardia. Sulla corsia sinistra invece ieri pomeriggio è arrivato anche il comunicato del ritorno di Luca Di Matteo, che prende il posto di Alessandro Celli, che non dovrebbe essere riconfermato. In mezzo al campo invece ieri sera la dirigenza biancorossa ha definito la trattativa per portare a Teramo lo svincolato Andrea Rigoni, 30 anni, che nell'ultima stagione ha trovato poco spazio nel Lecce di Liverani, che ha ottenuto la promozione in Serie A. Il contratto di Rigoni si è esaurito il 30 giugno scorso e il diavolo prima ci ha fatto un pensierino e poi lo ha preso. La formula sarà a titolo definitivo con un accordo di 2 anni con opzione per il terzo per un ruolo che dovrebbe avere anche Simone Santoro come rincalzo di lusso. Davanti la prossima settimana sarà decisiva per l'arrivo anche di Lorenzo Pinzauti del Pontedera, il classe 1994 è ad un passo al vestirsi di biancorosso e il suo arrivo, con quello di Cianci e la conferma di Cappa, mettono numericamente il reparto in sicurezza per il momento, aspettando sempre di capire se il destino di Infantino e Sparacello sarà ancora a Teramo, considerando che lunedì prossimo andranno in ritiro a Celano, ma andranno prima valutati da Tedino e solo successivamente sarà presa una decisione in merito al futuro dei due attaccanti. Anche perché il reparto, senza dimenticare Barbuti, è sovraffollato e qualcuno per forza di cose dovrà fare le valigie per non intasare un attacco che al netto delle due punte con cui giocherà il tecnico non può supportare tutti questi elementi. Anche il centrocampo la settimana prossima potrebbe vedere degli innesti, ma intanto c'è curiosità per capire come saranno tagliati i 3 gironi di Serie C che rischiano di essere a 59 squadre. Questo perché l'esclusione definitiva del Palermo e la riammissione in B del Venezia ha dato il via al Varzer dei movimenti tra categorie. Il Consiglio federale ha respinto il ricorso della società Rosanero e votato all'unanimità per la riammissione del club veneziano. Inoltre sono stati decisi anche riammissioni e ripescaggi in Lega Pro, dando il via libera per il prossimo campionato di Serie C a Virtus Bacon Verona, Fano, Paganese, Modena e Reggio Audace, fuori Cerignola e Bisceglie. Le due società hanno avuto problematiche legate all'impianto di illuminazione, i nerazzurri, oltre che alle caratteristiche del terreno di gioco, i gialloblu. I pugliesi però non si arrendono e hanno già preannunciato ricorso alla sezione speciale del Collegio di Garanzia del CONI sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni. Il Teramo attende di conoscere la collocazione, ma le ultime indicazioni lo pongono nel girone meridionale. Sono ancora ipotesi, ma più giorni passano e più prendono una decisa consistenza.